Più di 1000 padovani hanno voluto dare l'ultimo saluto al maestro Claudio Scimone, scomparso pochi giorni fa, nella notte tra il 5 e il 6 settembre. I solisti veneti, la sua orchestra, quella che ha fondato e diretto per più di 60 anni. Molte anche le autorità che hanno voluto omaggiare il maestro, presente anche il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, insieme alle massime cariche istituzionali cittadine, stretti al dolore della moglie Clementine. I suoi solisti veneti l'hanno accompagnato con musiche di Grieg, Massenet, Bach e Albinoni. Non ci sono stati applausi, come richiesto dallo stesso Scimone. Eterno riposo,